L'economia cooperativa e la ricaduta sul territorio e sul paese. La BCC di Napoli con il suo presidente Amedeo Manzo è stata ospite dell'Università Federico II per un'interessante giornata di studi presso la Facoltà di Scienze Politiche. Al centro della discussione l'evoluzione del credito cooperativo e della cooperazione in genere in Italia. Tra i relatori Carlo Borzaga, presidente di Eurixe, che ha presentato il terzo rapporto sulla cooperazione nel nostro paese. I dati sono incoraggianti, come ha spiegato egli stesso ai nostri microfoni. Tanto innanzitutto è una realtà importante nel nostro paese, comunque la si consideri, sul piano occupazionale sono oltre 1.250.000 addetti, è un settore che ha resistito alla crisi molto bene, è cresciuto nonostante la crisi, più delle altre forme di impresa e ha aumentato l'occupazione, questo è il dato forse più importante, 100.000 occupati più nelle imprese cooperative, 500.000 in meno nel resto delle imprese private, 1 milione rotti in meno nell'economia italiana nel suo complesso, quindi questo dà l'idea, diciamo, della capacità di reazione delle cooperative. Ad aiutare questa crescita nel settore della cooperazione ruolo strategico lo hanno giocato le banche di credito cooperativo. A Napoli l'esperienza più interessante, come spiega Amedeo Manzo, presidente della BCC di Napoli. Si è parlato di credito, di cooperazione, ma anche di cooperazione di credito. Quindi l'esperienza nostra della BCC di Napoli, che sta sviluppando nella nostra città, nei comuni limitrofi, un sostegno anticiclico a favore delle famiglie, dei consumatori, delle piccole imprese, degli artigiani e soprattutto con un occhio forte alla centralità dell'uomo e al sostegno delle tantissime iniziative che favoriscono la possibilità di un recupero rispetto alla crisi nella nostra città, è un elemento forte che naturalmente ha tenuto banco. Io sono particolarmente contento perché finalmente il centro di interesse accademico, culturale, ma anche del mondo delle imprese si sposta di nuovo verso Napoli. E proprio sull'esperienza napoletana della BCC è intervenuto Mauro Lusetti, presidente nazionale di Lega Coop Cooperative. È sicuramente una realtà importante per la piccola e media impresa perché le BCC a Napoli e in tutto il paese sono lo strumento decisivo perché le cooperative e le imprese piccole e medie possono avere i supporti finanziari per reggere le innovazioni, i cambiamenti e le difficoltà che questa crisi le ripropone.